guida il nostro comportamento e cosa lo fa fermare, magari cambiandone la rotta. Ed eccoci per una nuova avventura, la seconda grande legge del comportamento, la legge del condizionamento operante di Skinner. Si interessò soprattutto di come apprendono i nostri visceri e le nostre sensazioni. Skinner mette invece il mirino sul comportamento dell'uomo, sulle sue manifestazioni comportamentali. Gli apprendimenti studiati da Pavlov sono apprendimenti passivi per contiguità spazio-temporale, del tipo vedo il fulmine, imparo a trasalire, perché so che poi arriverà il tuono. Gli apprendimenti studiati da Skinner sono invece apprendimenti attivi, realizzati muovendosi nell'ambiente, del tipo faccio questo, ottengo un buon risultato, lo farò ancora di più. La legge di Skinner chiama dunque in causa la correlazione causa-effetto. Per apprendere, l'organismo deve stabilire una relazione tra ciò che fa e il risultato che ottiene. Le interessa la danza, signorina? Sparisci, Scorpio. Che cosa dici? Come nel caso che avete appena visto, in cui Woody Allen agisce in seguito ad uno stimolo ben preciso. La legge di Pavlov invece si accontenta della semplice contiguità spazio-temporale. Due stimoli vengono appresi in quanto semplicemente vicini nello spazio e nel tempo. Come in quest'altro caso, in cui Woody Allen, dapprima festevole, si blocca di colpo in seguito ad una sensazione ben precisa accompagnata da un pensiero turbativo. Queste due leggi non si escludono di certo a vicenda, anzi le troviamo spesso e volentieri sposate armonicamente insieme nel determinare apprendimenti di svariato tipo. Il cane di Pavlov, ad esempio, viene sottoposto contemporaneamente a due stimoli, al ticchettio di un metronomo e al cibo. Il cane di Pavlov mangerà il cibo durante il ticchettio del metronomo, rinforzato dal gusto del cibo stesso, e questo è il principio di Skinner. Poi basterà solo il ticchettio di un metronomo per evocare quel rinforzo, quel gusto che lo porterà a salivare. Come potete notare, dunque, queste due leggi cooperano spesso ai fini dello stesso apprendimento. In questa playlist ci occuperemo dunque di questa seconda legge del comportamento, studiando come l'uomo modella il suo comportamento sulla base dei risultati percepiti, ottenuti mediante il comportamento stesso. Guardiamoci questo breve filmato tratto dal celeberrimo film Rocky 1. Io stavo pensando, in fondo chi se ne frega se perdo questo incontro. Non mi frega niente, neanche se mi spacca la testa. Perché l'unica cosa che voglio è resistere. Nessuno è mai riuscito a resistere con Creed. Se io riesco a reggere la distanza, e se quando suona l'ultimo gong io sono ancora in piedi, se sono ancora in piedi, io saprò per la prima volta in vita mia che non sono soltanto un bullo di periferia. È una versione sicuramente più sofisticata della legge di Skinner,
nella quale entrano anche processi cognitivi. Rocky, nei suoi allenamenti, è rinforzato dalla soddisfazione anticipatoria di elevare la sua statura da bullo di periferia a persona in grado di reggere al dolore e di perseguire un obiettivo con tenacia. Un obiettivo di valore che giustifica la sua fatica, ancora più del guadagno, ancora più della fama, ancora più della notorietà e di questo momento di gloria che gli regala la sua sfida per il titolo mondiale dei pesi massimi. Anche stavolta ci troviamo di fronte a un discorso di portata planetaria. Skinner è una delle basi di tutta la psicologia. La sua legge la ritroviamo dappertutto. In questa playlist ci occuperemo di diversi aspetti di essa. Ci occuperemo del significato clinico della legge del comportamento di Skinner. Ci occuperemo di alcune forme di terapia che utilizzano specificamente, un po' lo utilizzano tutte, ma di alcune forme di terapia che utilizzano specificamente la legge di Skinner. Ci occuperemo delle implicazioni educative grandiose della legge di Skinner e ci occuperemo infine delle applicazioni mediatiche. Una breve conclusione sancirà la fine di questa playlist che avrà la durata complessiva di un'oretta circa. Siamo sulle stesse misure più o meno e ringrazio anticipatamente tutti coloro che vorranno ascoltarla sperando che questo spunto, questa serie di spunti di riflessione contribuiscano ad arricchire la loro percezione del mondo. Insomma,